Proseguiamo con lo studio delle formule utili per gli esercizi sulla gravitazione. Due formule che si utilizzano spesso sono l'energia cinetica, della massa, che sta vicino alla massa centrale e poi l'energia gravitazionale che abbiamo già detto prima, meno gmm su r. Ora non è detto che l'energia cinetica sia sempre la metà dell'energia gravitazionale in modulo. Questo è vero soltanto nel caso in cui la massa in orbita si trova in orbita attorno alla massa centrale di modo circolare uniforme. Ma se invece noi non sappiamo se la massa in orbita sta veramente in orbita intorno alla massa centrale, oppure potrebbe anche accadere che ha una velocità eccessiva e quindi magari scapperà via all'infinito. Quindi noi non possiamo utilizzare il teorema di Viriale a meno che non sappiamo già che si tratta di uno stato legato con la massa che orbita intorno alla massa centrale. Per esempio, si potrebbe dare una velocità qualunque a questa massa e chiedersi se la massa centrale riuscirà a trattenerla in orbita intorno a sé oppure no. Da che dipende se la massa rimarrà in orbita, la massa m piccola, oppure si allontanerà all'infinito lungo un'iperbole? Dipende dal fatto che vinca o perda l'energia cinetica rispetto all'energia gravitazionale. Quindi in questo caso non si può applicare il teorema del Viriale e dare per scontato che l'energia cinetica sia la metà di quella gravitazionale, ma bisogna calcolare l'energia cinetica con i dati del problema, in particolare con la velocità data di questa massa, e poi bisogna calcolare l'energia gravitazionale utilizzando la distanza tra il centro della massa centrale e la massa m piccola, quindi calcolare le due energie e vedere chi vince. Se vince l'energia cinetica, il sistema si allontanerà all'infinito su un'iperbole. Se vince l'energia gravitazionale in modulo, il sistema sarà un sistema legato e la massa entrerà in orbita attorno alla massa centrale. Un'altra formula utilissima, necessaria per gli esercizi, è quella del campo di gravità, che si calcola gm diviso la distanza al quadrato dal centro della massa centrale. Ricordiamo che il campo di gravità non ha bisogno di una seconda massa da mettere in questo punto, basta avere la massa centrale. Infatti è un concetto cosiddetto single, così almeno dico io, cioè un concetto, il campo di gravità, che ha bisogno di una sola massa per essere definito. Infatti la massa m grande intorno a sé genera in ogni punto dello spazio un campo di gravità che se non c'è nessun'altra massa in questo punto a sentire il campo di gravità, comunque il campo c'è lo stesso. Se poi c'è una seconda massa m piccolo che viene posta in questo punto, questa seconda massa m piccolo, avvertendo il campo di gravità della massa m grande, si accoppia, come si dice in fisica, la massa m piccolo si accoppia con il campo di gravità m grande e nasce la forza di gravità. Cioè la forza di gravità non è più vista come un'azione a distanza, una forza a distanza fra due masse, come nella formula originaria di Newton, ma è vista la forza di gravità come interazione locale che avviene nel punto dove si trova la massa m piccola, e questa massa infatti non interagisce direttamente con la massa centrale, ma interagisce con il campo di gravità della massa centrale. Quindi è un'interazione che avviene localmente in questo punto tra m piccolo e il campo g di m grande. Ora, queste due formule sono due modi diversi di scrivere la stessa cosa, cioè la forza di gravità che la massa m grande esercita sulla massa m piccolo. La prima formula, abbiamo detto, non fa uso del campo di gravità, ma fa uso del concetto di forza a distanza. La distanza fra i centri delle masse è r. La seconda formula invece fa uso del concetto di campo come intermediario, cioè come mediatore della forza di gravità. Quindi abbiamo detto la massa m piccolo sente il campo lì presente, campo generato dalla massa m grande, e interagisce con il campo. Dal confronto fra queste due formule, che entrambe rappresentano la stessa cosa, cioè la forza di gravità, possiamo ricavare l'espressione del campo di gravità. Infatti, togliendo di mezzo questa m piccola, il campo di gravità è gm grande su r2. Ed ecco quindi la formula del campo di gravità, gm grande su r2. Qui c'ho scritto L perché è il campo di gravità della Luna, in quanto è un esercizio che vedremo tra poco.
In conclusione, quindi, ribadiamo il concetto, la differenza principale che c'è tra un campo di gravità e una forza di gravità. La forza di gravità è una cosa che ha bisogno di due masse. Se non ci sono due masse, non ha senso parlare di forza di gravità. Non avrebbe senso dire la forza di gravità che esercita questa massa centrale intorno a sé. Bisogna che, per parlare di forza di gravità, che abbiamo due masse. Invece, il concetto di campo di gravità si può tranquillamente dare anche con una massa sola. Allora, diciamo che questa massa qua, in un punto qualunque dello spazio, per esempio questo, dove non è presente un'altra massa, comunque in quel punto la massa centrale genera il suo campo di gravità. Quindi il campo di gravità è un concetto che ha bisogno di una sola massa, la massa cosiddetta sorgente o la massa centrale, per essere definito. Un'altra breve osservazione per concludere questo video, l'uso della calcolatrice per scrivere i numeri in formato scientifico. Con la calcolatrice non bisogna scrivere per 10 elevato a meno 11, ma semplicemente si scrive 6,67, poi si preme il tasto exp e poi si utilizza il meno, che non è il meno della sottrazione, cioè non è questo meno, ma invece è quest'altro meno, cioè il meno del cambio di segno, meno 11. Quindi vediamo come si scrive 6,67 per 10 al meno 11, 6,67, poi non devo scrivere per 10, no, semplicemente spingo questo tasto exp, viene fuori l'espressione appunto del formato scientifico e poi con il meno del cambio segno scrivo meno 11. Ecco, adesso sono pronto per fare i calcoli.